Nessuna inaugurazione della nuova stagione sciistica a campo imperatore e ancora non si sa effettivamente quando si potrà effettivamente sciare, certo per poco, visto che si va inesorabili verso il mese di aprile. I lavori già partiti con ritardo nel luglio del 2017 si sono conclusi, ma sono stati rallentati notevolmente dalle condizioni del tempo e poi una serie di date ipotetiche. Prima si era annunciato per Natale, poi Capodanno, poi gennaio-febbraio e poi ancora rinvii. Il collaudo della seggiovia effettivamente ha avuto un esito positivo, ma mancano ancora il nulla osta per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto dell'Ufficio Speciale per i Trasporti a Impianti Fissi, l'USTIF, e le autorizzazioni alla messa in funzione da parte della Regione Abruzzo, e per questo una data ufficiale non è è stata ancora stabilita. Insomma, mancano documenti ufficiali. Tante persone avevano intanto comprato gli abbonamenti che saranno validi a questo punto anche per la prossima stagione invernale, perché questa ormai è irrimediabilmente compromessa. Intanto lo storico hotel dove venne imprigionato Benito Mussolini sul Gran Sasso, la cui gestione è stata affidata inizialmente alla società New Edil di Teramo di Francesco Felicioni, poi rescissa il 13 dicembre scorso, sarà chiuso per tutta la stagione ma si punterà sull'ostello appena restaurato che sarà gestito come è noto dalla società Essoquissi degli Aquilani Daniele e Andrea Mancini che sono già titolari del ristorante La Capanina Lo Zio dell'Aquila e che gestiranno anche la taverna.